Shepard, mi trovo nella spiacevole condizione di doverti chiedere aiuto. Non mi piace parlare della mia vita privata, ma questo è importante. Miranda, fai parte del mio equipaggio. Dimmi cosa ti turba. Ricordi quando ti ho detto che mio padre voleva costruire una dinastia? In realtà ho chiesto la protezione di Cerberus per un altro motivo. Ho una sorella. Lui le sta ancora dando la caccia, anche se Cerberus la tiene al sicuro. Per ora. Ha una vita normale su Ilium, al sicuro e lontana da mio padre. Quindi pensi che tuo padre l'abbia rintracciata? Esatto, comandante. Secondo le mie fonti, lui sa che si trova su Ilium. Ho cercato di tenerla nascosta senza rovinarle la vita, ma ora non ho altra scelta. Lui è troppo vicino. Devo trasferire al più presto la famiglia di mia sorella. Cosa devo fare? Mio padre non si arrende mai. Vorrei andare su Ilium non appena Cerberus trasferirà mia sorella, per assicurarmi che i suoi agenti non la tocchino. Il mio contatto è una certa Lantea. Ci aspetterà nell'atrio vicino all'hangar d'attracco di Nos Astra. Se ne avremo il tempo, vorrei andare su Ilium per trasferire la famiglia di mia sorella. Puoi dirmi di più sul trasferimento? Mio padre sta dando la caccia. L'ho tenuta nascosta. Ricordi? In realtà ho chiesto la protezione. Ho una sorella. Ha una vita normale su Ilium, al sicuro e lontana da mio padre. Quindi pensi che tuo padre... Ho cercato di tenerla nascosta. Lui è troppo vicino. Cosa devo fare? Il mio contatto è una certa... Tu non eri stato assegnato su Horizon? Sì, se non mi fossi unita a Cerberus, ora sarei tra le grinfie dei collettori. Ehi, l'hai davvero scappata bella. Già, non avrei potuto su... Benvenuto a Nos Astra, comandante Shepard. Ci hanno chiesto di non applicare le tariffe amministrative di attracco per la sua visita. Mi chiamo Karina. Se ha bisogno di informazioni sulla zona, sarò molto lieta di assisterla. Chi vi ha chiesto di non applicare le tariffe? L'ordine è arrivato da Liara Zoni, che ha coperto tutti i costi per te. Inoltre ha chiesto che la mandassi direttamente da lei non appena può. Si trova vicino al piano commerciale. Grazie.
Le rinnovo il benvenuto nella nostra città, comandante. Buona giornata. I registri della dogana indicano che una Justicar di nome Samara è in visita su questo porto, Shepard. La sua vecchia compagna, Liara Psoni, potrebbe avere maggiori informazioni. Il suo ufficio si affaccia sul livello commerciale. Inoltre, potrebbe parlarle a proposito della posizione di Thane Krios, l'assassino sul suo dossier. Inoltre, ho un messaggio per la signorina Lawson. L'Antea ha prenotato una stanza all'Eternity e l'attende lì. Grazie, Ida. Sono al telefono. La tratta degli schiavi, il consiglio violi i loro diritti culturali. Legati alla 25. Scusa se il comandante Shepard. Hanno condannato l'inattesa controversia. Sei il comandante Shepard? Ho visto la tua aura, se così vogliamo chiamarla. La riconoscerai ovunque. Mi è stato chiesto di consegnarti un messaggio da parte di un'amica che hai conosciuto su Noveria. Che genere di messaggio dovresti darmi? Shepard, ci nascondiamo, scaviamo, costruiamo, ma sappiamo che stai cercando coloro che hanno spezzato i canti delle nostre madri. Quando verrà il momento, la nostra voce si unirà alla tua e il nostro crescendo spazzerà via le tenebre. Grazie, Shepard. Per merito tuo, i Rachni torneranno a cantare. Sono felice di sapere che state ricostruendo. Siete qui nei paraggi? La regina Rachni non è qui. Il messaggio è solo uno dei tanti ricordi che ho ricevuto da lei. L'ho incontrata in un mondo inesplorato. Mi ha salvato la vita. Non solo, mi ha dato uno scopo. Sono esseri straordinari, Shepard. La galassia è in debito con te per avergli concesso una seconda opportunità. Grazie per le informazioni. Sono felice di sapere che la mia amica su Noveria sta bene. Addio, comandante Shepard. Non ci vedremo mai più. Santo cielo, Shepard! Credevo fosse... Shepard? Avevano detto che eri morto. Cos'è successo? No, aspetta. Di sicuro non puoi dirmelo. Lascia perdere, tanto dovresti mentirmi. Sono passati un paio d'anni. Sono Gianna Parasini, affari interni di Noveria. Mi avevi aiutata a incastrare Anoleis. Se ricordo bene, cara Parasini, mi devi una birra. Sicuro, siediti pure. Cosa ci fai qui su Ilium? Sempre che tu possa dirmelo. Hai mai sentito parlare dei collettori? Stanno attaccando le colonie umane e io devo fermarli. Cavolo, Shepard. Per me lavorare duro significa compilare più scartoffie. Ehi, scusa, mi sono appena ricordata una cosa. Devo andare. Ci vediamo dopo. E ricorda di bere la tua birra.
Sto cercando i migliori potenziamenti tecnologici che avete. Sei un Quarian o un Volus stufo di essere scavalcato dai tuoi colleghi solo perché indossi una tuta? Ora puoi dimenticare queste discriminazioni. Qualcosa, non preoccuparti. E allora lui dice: oh, non preoccuparti, i nostri amminoacidi sono tutti. Benvenuto alla Synthetic Insights. Capisco cosa dobbiamo fare. I Salarian non si sposano. La mia famiglia ha solo negoziato un contratto di riproduzione. Non fa niente. È pur sempre una specie di matrimonio. Quindi hai diritto a una festa di addio al celibato. Fine della storia. Meriti qualcuno che sappia rispettare. Signorina Lawson, sono felice che ce l'abbia fatta. C'è stato un contrattempo. Cos'è successo? Oriana sta bene? Sta bene, ma lei ha indicato un certo Niket come persona fidata, giusto? Mi ha contattato per avvisarmi che suo padre ha inviato dei mercenari Eclipse in perlustrazione. Ha detto che probabilmente i mercenari cercheranno proprio lei. Si è offerto di scortare la famiglia di Oriana al terminale. Non mi avevi detto nulla riguardo a Niket. È un mio amico. Ci conosciamo da parecchio tempo. Vuole coinvolgere altri contatti di Ilium, signorina Lawson? No. Tu e Niket siete le uniche persone di cui mi fido. Qui parliamo di tua sorella, Miranda. Cosa vuoi fare? Lantea, seguiremo la proposta di Niket. Io e Shepard prenderemo l'auto e attireremo la loro attenzione. Ordina a Niket di scortare la famiglia alla navetta. Dagli libero accesso all'itinerario della famiglia, tanto per essere sicuri. Ho capito, signorina Lawson. Quindi il piano è di farci riempire di colpi dagli Eclipse mentre tua sorella si mette al sicuro? Gli Eclipse avranno sicuramente l'ordine di prendere mia sorella viva. Non rischieranno nulla che potrebbe ucciderci. Quando vuoi, sono pronto, Miranda. Grazie, Shepard. Te ne sono grata. Non avevo previsto gli Eclipse, ma loro non avevano previsto te. Maledetti. Cannoniere dei mercenari Eclipse. Scaricheranno delle truppe nelle aree di carico. Lasciaci in quel riparo. Speriamo che vogliano davvero catturarci vivi. Non sparate! Ho detto di non sparare, dannazione! Ci penso io. Visto che non hai ancora sparato, immagino che tu sappia chi sono. Sì, ci avevano detto che saresti stata nell'auto. Sei la stronza che ha rapito la figlia del nostro capo. Rapita? Tu non c'entri in questa faccenda. Ti suggerisco di prendere i tuoi uomini e andartene. Ti credi furba, vero? Il capitano Enyala si sta già avvicinando alla ragazzina. Sa di Niket. Non contare sul suo aiuto.
Non prenderete la sorella di Miranda. Rinunciateci o le cose si metteranno male. Il capitano Ignala ci ha ordinato di darvi la possibilità di arrendervi e andarvene. Sappiate comunque che i miei uomini vi hanno sotto tiro. Al mio ordine scateneremo l'inferno contro la vostra squadra. Vi suggerisco di andarvene in pace, a meno che non vogliate che la situazione peggiori. Aspetta, ho una delle loro radio. Cercherò di collegarmi quantomeno per capire cosa ci aspetta. Shepard, credo di doverti una spiegazione. Oriana è la mia gemella, geneticamente. Ma mio padre l'ha cresciuta quando io ero già un adolescente. Lei avrebbe dovuto sostituirmi. Non potevo permettere che mio padre la trattasse come aveva trattato me. E così l'ho salvata. Ormai è quasi una donna. Se gli Eclipse dovessero scoprire dove si trova Oriana, agirebbero immediatamente. Dobbiamo muoverci. Sono d'accordo, anche se sono un po' preoccupata per quello che ha detto il mercenario. Se sono riusciti ad arrivare a Niket, la cosa sarà più difficile del previsto. Secondo i dati che ho controllato, per raggiungere Oriana dovremo tagliare per il cortile della zona di elaborazione dei carichi. Raggiungiamo Niket e Oriana. Giusto.
Questo è prezioso. Sulla destra.
tagliare attraverso la linea di carica. Uomo a terra! Dobbiamo colpirlo duro! Prenderlo sentito! Peccato! Forse il capitano sa che stiamo ascoltando e sta trasmettendo informazioni false sullo scambio eseguito da Niket. O forse questo significa qualcos'altro. Niket non farebbe mai una cosa del genere. Dannazione, questo affare non può andare più veloce. Tu lo conosci, Miranda. Se pensi che non ti tradirebbe mai, allora ci deve essere sicuramente un'altra spiegazione. Non lo so, dannazione. Ma immagino che lo scopriremo presto. E finalmente potrò scambiare due parole con questo capitano Enyala. Ascoltami. Ho l'autorizzazione per modificare la loro prenotazione. Spiacente, signore, ma il sistema è bloccato per motivi di sicurezza. Finché non verrà risolta la situazione nei terminali di carico, non è possibile modificare la prenotazione di alcun passeggero. La cosa non mi interessa, Niket. Io vengo pagata indipendentemente dal modo in cui la ragazza arriva a destinazione. Mi era stato detto che avrei potuto fare a modo mio. Non è necessario traumatizzare la famiglia più di quanto... Mary. Ci sarà da divertirsi. Niket, mi hai venduta. Non ci sono molti civili in giro. Potremmo farla finita seduta stante. Non prima di sentire qualche risposta. Perché, Niket? Eri mio amico. Mi hai aiutato a fuggire da mio padre. Sì, perché tu volevi andartene. Era la tua scelta. Ma se avessi saputo che avevi rapito una bambina... Non l'ho rapita, l'ho salvata. Da una vita agiata e felice? Non l'hai salvata affatto. Volevi solo una rivincita nei confronti di tuo padre. Se Niket sa di Oriana, allora sicuramente anche tuo padre ne sarà informato. Spostarla non servirà a niente. Il padre di Miranda non ha alcuna informazione su Oriana. Sapevo che nel sistema di tuo padre c'erano dei programmi spia, quindi ho tenuto la faccenda nascosta. Sono l'unico a esserne a conoscenza. Il che significa che tu sei l'unico legame rimasto. Non avrei voluto che finisse così, Niket. Mi mancherai. Metaforicamente parlando. Tanto mi ero stufata di parlare. Anch'io. Occhi aperti! Sarà là! Ti sbriciolerò il... Attenzione!
Nei pressi della navetta potrebbero esserci altri mercenari Eclipse. Voglio assicurarmi che Oriana e la sua famiglia riescano a imbarcarsi senza problemi. Non riesco a credere che Niket mi abbia venduta. Non me lo sarei mai aspettata. Nonostante tutti i vostri potenziamenti, voi umani siete proprio come tutti noi. Ma ho permesso che la faccenda diventasse personale e ho fallito. Perché ha voluto che lo uccidessi? Sarebbe potuto fuggire, avrebbe potuto mentire e dire che i dati si trovavano altrove. Invece è rimasto lì, l'ultimo legame con il passato. Sapeva cosa dovevo fare. Hai fatto quel che era necessario, Miranda. Non sei responsabile per la sua morte. Invece lo sono, ma non è colpa mia. In realtà non è nemmeno di Niket. È mio padre che deve essere biasimato per tutto questo. È così fin da quando ho memoria. Mio padre mi ha sempre dato tutto quello che volevo, ma sempre nell'interesse dei suoi progetti a lungo termine. Quando fuggii, mi liberai di tutto quello che mi aveva dato. Tranne che di Niket. Fu una mia debolezza. Ti resta ancora Oriana? Non è stato un regalo di mio padre. Sono io che l'ho salvata. Però sì, hai ragione. Mi resta ancora qualcosa. Grazie. Nessun segno degli Eclipse. A quanto pare possiamo andare. Eccola lì, al sicuro, con la sua famiglia. Coraggio, dobbiamo andare. Non vuoi nemmeno salutarla? Non si tratta di quello che voglio, ma di quello che è giusto per lei. Meno cose sa di me, meglio sarà per lei. Ha una famiglia, una vita. La sua situazione è già abbastanza complicata così com'è. Non dico di scendere nei dettagli, ma non credi che le farebbe piacere sapere di avere una sorella che le vuole bene? Immagino di no. Vai, ti aspetteremo qui. Qualcosa, non preoccuparti.